Cordiale buongiorno, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono attraverso le frequenze di Radio Pace, i canali di Telepace, analogico, digitale terrestre e satellite. Immagini che arrivano in diretta dalla Basilica Vaticana, dove fra qualche istante avrà inizio la cappella papale presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI per la benedizione e l'imposizione dei palli a 38 arcivescovi metropoliti, quattro dei quali, lo ricordiamo, sono italiani e sono Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, Monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena Nonantola e infine Monsignor Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno Campagna Acerna. Il Papa, dicevamo, imporrà il palio a questi 38 arcivescovi. Il palio è questa sorta di stola bianca di lana posta sulle spalle per rappresentare il buon pastore che porta sulle spalle l'agnello fino a dare la vita, come ricordano le sei croci nere sul palio. Il palio ha la forma di una fascia circolare in lana bianca dalla quale pendono sul petto e sulla schiena due parti rettangolari sulle quali spiccano, come dicevamo, sei croci in seta nera. In genere viene adornata con tre fibbie metalliche che ricordano i chiodi della Passione. La lana di cui sono fatti i palli proviene da agnelli allevati dai monaci trappisti della Comunità delle Tre Fontane a Roma. Dopo la benedizione del Papa, il giorno di Sant'Agnese, il 21 gennaio, in una cappella del Palazzo Apostolico, gli agnelli vengono allevati dalle religiose benedettine della comunità romana di Santa Cecilia. Come vediamo anche questa mattina, i rappresentanti della delegazione della comunità ortodossa inviati da Bartolomeo I, da Costantinopoli, sono presenti a questa solenne cappella papale dopo aver preso parte nel pomeriggio di ieri ai primi vespri presieduti dallo stesso pontefice nella basilica di San Paolo fuori le mura. Ricordiamo che oggi per la chiesa, per la città di Roma, si celebra la festa dei patroni, quindi festa di precetto, festa a tutti gli effetti perché oggi i negozi e dobbiamo dire anche le strade respirano il clima tipico di un giorno di festa e vogliamo ricordare, fra le altre cose, che anche la nostra emittente nella sede di Roma questa sera non avrà il notiziario proprio perché tutti i nostri tecnici osservano la festa del giorno patronale dei santi Pietro e Paolo. Ovviamente tolto chi deve assicurare la messa in onda, altrimenti non possiamo diffondere quanto stiamo vedendo insieme. C'è attesa per questa celebrazione. Andiamo a scorrere velocemente le località da cui provengono questi arcivescovi. Abbiamo ricordato i quattro italiani, poi c'è l'arcivescovo di Cuenca in Ecuador, l'arcivescovo di Bulawayo in Zimbabwe, poi l'arcivescovo di Maserun, Lesotho, l'arcivescovo di Olinda e Recife in Brasile, l'arcivescovo di Saint Boniface in Canada, l'arcivescovo di Lubango in Angola, l'arcivescovo di Lingayen Dacupan, Filippine, l'arcivescovo di Chihuahua del Messico, l'arcivescovo di Birmingham in Gran Bretagna, l'arcivescovo di Siviglia in Spagna, l'arcivescovo di Milwaukee negli Stati Uniti d'America, l'arcivescovo di Douala in Camerun, ancora dalla Spagna l'arcivescovo di Oviedo, l'arcivescovo di Lubiana in Slovenia, l'arcivescovo di Bertoua in Camerun, l'arcivescovo di Città del Capo in Sudafrica, l'arcivescovo di Cincinnati, Stati Uniti d'America,
l'arcivescovo di Belém do Pará, in Brasile, l'arcivescovo di Mechelen-Bruxelles, Malines-Bruxelles, in Belgio, l'arcivescovo di Praga, della Repubblica Ceca, l'arcivescovo di Medellín, in Colombia, l'arcivescovo di Panama, dal Panama, l'arcivescovo di Verapoli, in India, l'arcivescovo di Toamasina, in Madagascar, l'arcivescovo di Valladolid, in Spagna, l'arcivescovo di Gwangju, in Corea, l'arcivescovo di Nuova Pamplona, in Colombia, sempre dagli Stati Uniti l'arcivescovo di Miami, sempre dalla Gran Bretagna l'arcivescovo di Southwark, dalla Polonia l'arcivescovo di Gniezno, l'arcivescovo di Hanoi dal Vietnam, l'arcivescovo di Cape Coast in Ghana, l'arcivescovo di Košice in Slovacchia e l'arcivescovo di Acapulco nel Messico. Questi gli arcivescovi insieme ai quattro italiani che già abbiamo ricordato. Più volte la telecamera ha inquadrato sia l'immagine di San Pietro, come eccola qui, che la vediamo parata a festa con il triregno sul capo, ma abbiamo visto anche l'immagine, la statua del Signore Gesù che conferma quel Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Dopo aver ascoltato l'omelia del Santo Padre, ci sarà la benedizione e l'imposizione dei palli. I diaconi porteranno davanti al Santo Padre i palli presi dalla confessione di San Pietro e quindi il cardinale protodiacono presenterà al Santo Padre i metropoliti che riceveranno il pallio e postulerà a nome degli assenti e di coloro che non sono presenti a questa celebrazione. Quindi la formula di giuramento, la benedizione dei palli e l'imposizione. La croce a stile ci dice che la processione introitale sta facendo il suo ingresso nella basilica, ora avrà inizio anche il canto e noi entriamo anche con l'audio nella basilica per seguire insieme questa solenne cappella papale nel giorno nel quale la Chiesa celebra la solennità dei santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa e in particolare della Chiesa di Roma, di cui oggi celebra la festa patronale. Domino, sangelus sum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle carissimi, fin dai tempi più antichi la Chiesa di Roma celebra la solennità degli Apostoli Pietro e Paolo come unica festa nello stesso giorno. La festa odierna è insieme una grata memoria dei grandi testimoni di Gesù Cristo, diventati fratelli nel martirio, ed una solenne confessione della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Il segno della Pentecoste, la nuova comunità che parla in tutte le lingue ed unisce tutti i popoli in un unico popolo nella famiglia di Dio, è diventato realtà, invocando l'intercessione degli Apostoli Pietro e Paolo. Disponiamoci alla celebrazione dei sacri misteri e riconosciamo i nostri peccati. Miserere nostri Domine, ostendi nobis Domini misericordiam Tuam, miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Excelsis Deo.
Randam sanctam quae letitiam in apostolorum petit Pauli solemnitate tribuisti da ecclesiae tuae iorum in omnibus sequi preceptum per quos religionis sumpsit ex ordium per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lettura de los Hechos de los Apóstoles. Dagli Atti degli Apostoli. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Hizo pasar a cuchillo fece uccidere a Santiago, di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Al ver que esto vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Era la semana de Pascua. Erano quelli i giorni degli asini. Mandò prenderlo, lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Date prisa, alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo,
credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrando in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. A reading from the second letter of Saint Paul to Timothy. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.
All there is to come now. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Verbum Domini. Il versetto di acclamazione al Vangelo dice: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Dominus vobiscum. Et nunc in urbum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria Tibi Domine. In illo tempore venit Jesus in parte Cesarea Filippi. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. A te la nostra lode, a te il nostro canto, a te la gloria, Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Così ha cantato la scola mentre il Papa con l'Evangeliario ha benedetto questa assemblea riunita nel giorno nel quale la Chiesa celebra la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Cari fratelli e sorelle, i testi biblici di questa liturgia eucaristica
della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella loro grande ricchezza mettono in risalto un tema che si potrebbe riassumere così: Dio è vicino ai suoi fedeli servitori e li libera da ogni male e libera la Chiesa dalle potenze negative. È il tema della libertà della Chiesa, che presenta un aspetto storico e un altro più profondamente spirituale. Questa tematica attraversa tutta l'odierna liturgia della parola. La prima e la seconda lettura parlano, rispettivamente, di San Pietro e di San Paolo, sottolineando proprio l'azione liberatrice di Dio nei loro confronti. Specialmente il testo degli Atti degli Apostoli descrive con abbondanza di particolari l'intervento dell'angelo del Signore che scioglie Pietro dalle catene e lo conduce fuori dal carcere di Gerusalemme, dove lo aveva fatto rinchiudere sotto stretta sorveglianza il re Erode. Paolo invece, scrivendo a Timoteo, quando ormai sente vicina la fine della vita terrena, ne fa un bilancio consuntivo da cui emerge che il Signore gli è stato sempre vicino, lo ha liberato da tanti pericoli e ancora lo libererà introducendolo nel suo regno eterno. Il tema è rafforzato dal Salmo responsoriale e trova un particolare sviluppo anche nel brano evangelico della confessione di Pietro, là dove Cristo promette che le potenze degli inferi non prevarranno sulla sua Chiesa. Osservando bene si nota riguardo a questa tematica una certa progressione. Nella prima lettura viene narrato un episodio specifico che mostra l'intervento del Signore per liberare Pietro dalla prigione. Nella seconda, Paolo, sulla base della sua straordinaria esperienza apostolica, si dice convinto che il Signore, che già lo ha liberato dalla bocca del leone, lo libererà da ogni male, aprendogli le porte del cielo. Nel Vangelo invece non si parla più dei singoli apostoli, ma della Chiesa nel suo insieme e della sua sicurezza rispetto alle forze del male, intese in senso ampio e profondo. In tal modo vediamo che la promessa di Gesù, le potenze degli inferi non prevarranno sulla Chiesa, comprende sì le esperienze storiche di persecuzione subite da Pietro e da Paolo e dagli altri testimoni del Vangelo, ma va oltre, volendo assicurare la protezione soprattutto contro le minacce di ordine spirituale, secondo quanto Paolo stesso scrive nella lettera agli Efesini. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. In effetti, se pensiamo ai 2000 anni di storia della Chiesa, possiamo osservare che, come aveva preannunciato il Signore Gesù, non sono mai mancate per i cristiani le prove che in alcuni periodi e luoghi hanno assunto il carattere di vere e proprie persecuzioni. Queste però, malgrado le sofferenze che provocano, non costituiscono il pericolo più grave per la Chiesa. Il danno maggiore, infatti, essa lo subisce da ciò che inquina la fede e la vita cristiana dei suoi membri e delle sue comunità, intaccando l'integrità del corpo mistico, indebolendo la sua capacità di profezia e di testimonianza,
appannando la bellezza del suo volto. Questa realtà è attestata già dall'epistolario paolino. La prima lettera ai Corinzi, ad esempio, risponde proprio ad alcuni problemi di divisione, di incoerenze, di infedeltà al Vangelo che minacciano seriamente la Chiesa. Ma anche la seconda lettera a Timoteo, di cui abbiamo ascoltato un brano, parla dei pericoli dei ultimi tempi, identificandoli con atteggiamenti negativi che appartengono al mondo e che possono contagiare la comunità cristiana: egoismo, vanità, orgoglio, attaccamento al denaro, eccetera. La conclusione dell'Apostolo è rassicurante. Gli uomini che operano il male, scrive, non andranno molto lontano, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti. Vi è dunque una garanzia di libertà assicurata da Dio alla Chiesa, libertà sia dai lacci materiali che cercano di impedirne o coartarne la missione, sia dai mali spirituali e morali che possono intaccarne l'autenticità e la credibilità. Il tema della libertà della Chiesa garantita da Cristo a Pietro ha anche una specifica attinenza con il rito dell'imposizione del pallio che oggi rinnoviamo per 38 arcivescovi metropoliti, ai quali rivolgo il mio più cordiale saluto, estendolo con affetto a quanti hanno voluto accompagnarli in questo pellegrinaggio. La comunione con Pietro e i suoi successori, infatti, è garanzia di libertà per i pastori della Chiesa e per le stesse comunità loro affidate. Lo è su entrambi i piani messi in luce nelle riflessioni precedenti. Sul piano storico, l'unione con la sede apostolica assicura alle chiese particolari e alle conferenze episcopali la libertà rispetto a poteri locali, nazionali o sovranazionali che possono in certi casi ostacolare la missione della Chiesa. Inoltre, e più essenzialmente, il ministero petrino è garanzia di libertà nel senso della piena attenzione alla verità, all'autentica tradizione, così il popolo di Dio sia preservato da errori concernenti la fede e la morale. Il fatto dunque che ogni anno i nuovi metropoliti vengano a Roma a ricevere il pallio dalle mani del Papa va compreso nel suo significato proprio come gesto di comunione. Il tema della libertà della Chiesa ce ne offre una chiave di lettura particolarmente importante. Questo appare evidente nel caso di chiese segnate da persecuzioni oppure sottoposte a ingerenze politiche o ad altre dure prove. Ma ciò non è meno rilevante nel caso di comunità che patiscono l'influenza di dottrine fuorvianti o di tendenze ideologiche e pratiche contrarie al Vangelo. Il pallio diventa dunque, in questo senso, un pegno di libertà, analogamente al ciogo di Gesù che egli invita a prendere ciascuno sulle proprie spalle. Come il comandamento di Cristo, pur esigente e dolce e leggero, e invece di pesare su chi lo porta lo solleva, così il vincolo con la sede apostolica, pur impegnativo, sostiene il pastore e la porzione di chiesa affidata alle sue cure, rendendoli più liberi e più forti.
Un'ultima indicazione vorrei trarre dalla parola di Dio, in particolare dalla promessa di Cristo, che le potenze degli inferi non prevarranno sulla sua Chiesa. Queste parole possono avere anche una significativa valenza ecumenica, dal momento che, come accennavo poc'anzi, uno degli effetti tipici dell'azione del maligno è proprio la divisione all'interno della comunità ecclesiale. Le divisioni, infatti, sono sintomi della forza del peccato che continua ad agire nei membri della Chiesa anche dopo la redenzione. Ma la parola di Cristo è chiara: non prevalebunt, non prevarranno. L'unità della Chiesa è radicata nella sua unione con Cristo e la causa della piena unità dei cristiani, sempre da ricercare, da rinnovare, di generazione in generazione, eppure sostenuta dalla sua preghiera e dalla sua promessa. Nella lotta contro lo spirito del male, Dio ci ha donato in Gesù l'Avvocato, Difensore, e dopo la sua Pasqua un altro Paraclito, lo Spirito Santo, che rimane con noi per sempre e conduce la Chiesa verso la pienezza della verità, che è anche la pienezza della carità e dell'unità. Con questi sentimenti di fiduciosa speranza sono lieto di salutare la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, che secondo la bella consuetudine delle visite reciproche partecipa alle celebrazioni dei Santi Patroni di Roma. Insieme rendiamo grazie a Dio per i progressi nelle relazioni ecumeniche tra cattolici ed ortodossi e rinnoviamo l'impegno di corrispondere generosamente alla grazia di Dio che ci conduce alla piena comunione. Cari amici, saluto cordialmente ciascuno di voi, signori cardinali, fratelli nell'Episcopato, signori ambasciatori, autorità civili, in particolare il Sindaco di Roma, sacerdoti, religiosi e fedeli laici. Vi ringrazio per la vostra presenza. I Santi Apostoli Pietro e Paolo vi ottengano di amare sempre più la Santa Chiesa, corpo mistico di Cristo Signore e messaggera di unità e di pace per tutti gli uomini. Vi ottengano anche di offrire con letizia per la sua santità e la sua missione le fatiche e le sofferenze sopportate per la fedeltà al Vangelo. La Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa, vegli sempre su di voi, in particolare sul ministero degli Arcivescovi Metropoliti. Col suo celeste aiuto possiate vivere e agire sempre in quella libertà che Cristo ci ha guadagnato. Amen. E abbiamo seguito insieme le parole di Papa Benedetto XVI in questa solenne cappella papale nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il Papa ha ricordato come quanto accadrà fra qualche momento la consegna, l'imposizione del paglio diventa un pegno di libertà, analogamente al gioco di Gesù che egli invita a prendere ciascuno sulle proprie spalle, come il comandamento di Cristo, pur esigente, è dolce e leggero, e invece di pesare su chi lo porta, lo solleva, così
il vincolo con la sede apostolica, pur impegnativo, sostiene il pastore e la porzione di chiesa affidata alle sue cure, rendendoli più liberi e più forti. L'impegno da parte di tutti noi ad accompagnare con la preghiera questi 38 arcivescovi metropoliti che, come abbiamo ricordato, fra qualche istante riceveranno il pallio. In questo momento i diaconi scendono alla confessione dell'Apostolo Pietro a prendere i palli collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vespri della solennità, che il Santo Padre benedirà e consegnerà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Nell'apposita urna collocata sopra il sepolcro del pescatore di Galilea, saranno conservati i palli rimanenti. The deacons now go down to the confession of the Apostle Peter to take the pallia that had been placed on the tomb of the Prince of the Apostles during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and confer them upon the new metropolitan archbishops. The remaining pallia will be stored in an urn set aside for the purpose above the tomb of the fishermen. En este momento, los diáconos bajan a la confesión del apóstol San Pedro para recoger los palios que fueron colocados sobre la tumba del príncipe de los apóstoles en las primeras vísperas de la solemnidad, y que el Santo Padre bendecirá e impondrá a los nuevos arzobispos metropolitanos. En una urna especial colocada sobre el sepulcro del pescador de Galilea, se conservarán los palios restantes. Beatissime Pater, reverendissimi Patres Archiepiscopi Ixtantes, Aloysius Gerardus Herrera, Archiepiscopus Concensis, Alexander Thomas Calianil, Archiepiscopus Bulawaiensis, Gerardus Tlalli Lerotoli, Archiepiscopus Maseruensis,
Antonius Fernandus Saburido, Archiepiscopus Olindensis et Recifensis, Albertus Legat, Archiepiscopus Sancti Bonifacii, Gualterus Bassetti, Archiepiscopus Perusinus Civitatis Plebis, Andreas Bruno Mazzocato, Archiepiscopus Utinensis, Gabriel Bilinghi, Archiepiscopus Lubangensis, Socrates Villegas, Archiepiscopus Lingayensis Dagupanensis, Constantius Miranda Vecman, Archiepiscopus Chihuahuenensis, Bernardus Longley, Archiepiscopus Birminghamiensis, Ioannes Iosephus Asenjo Peregrina, Archiepiscopus Hispalensis, Hieronymus Eduardus Listechi, Archiepiscopus Milwaukeensis, Samuel Cleda, Archiepiscopus Dualaensis, Jesus Sanz Montes, Archiepiscopus Ovetensis, Antonius Tres, Archiepiscopus Labacensis, Josephus Atanga, Archiepiscopus Bertuanus, Stephanus Brisling, Archiepiscopus Civitatis Capitis, Dionysius Nur, Archiepiscopus Cincinnatensis, Albertus Taveira Correa, Archiepiscopus Belemensis de Pará, Andreas Mucianus Leonard, Archiepiscopus Mecliniensis Bruxellensis, Antonius Lanfranchi, Archiepiscopus Mutinensis Nonantulanus, Dominicus Duca, Archiepiscopus Pracensis, Ricardus Antonius Tobon Restrepo, Archiepiscopus Medelliensis, Josephus Dominicus Ulloa Mendieta, Archiepiscopus Panamensis, Franciscus Calaracal, Archiepiscopus Verapolitanus, Desideratus Sarahazana, Archiepiscopus Tuamasinensis, Ricardus Blasquez Pérez, Archiepiscopus Vallisoletanus, Iginus Kim Hei Ong, Archiepiscopus Quangiuenensis, Aloysius Madrid Merlano, Archiepiscopus Neo Pampilonensis, Thomas Venki, Archiepiscopus Miamiensis, Petrus Smith, Archiepiscopus South Varcensis, Josephus Kowalczyk, Archiepiscopus Niensnensis, Petrus Gueye Van Hong, Archiepiscopus Anoiensis, Mattias Cabena Nketsia, Archiepiscopus Alitore Aureo, Bernardus Bober, Archiepiscopus Cassoviensis, Carolus Garfias Merlos, Archiepiscopus Acapulcanus, Aloysius Moretti, Archiepiscopus Salernitanus Campaniensis Acernensis, Santitati Vestre et Apostolice Sedi, Fide et Devozione Addictissimi, Humiliter postulant, ut pallium de confessione Beati Petri sumptum, significans quidem potestatem qua in comunione cum Ecclesia Romana
metropolita in propria provincia iure instruitur, a santitate vestra sibi metipsis tradatur. Ed ora la formula di giuramento, dopo che il cardinale protodiacono ha presentato al Santo Padre i metropoliti che riceveranno il pallio. Ego Padre Pisto, nobis campanilis, beato Petro Apostolo, santi apostolici, romane ecclesie, acquivi sumo pontifici, tuisque legitimis successoribus, semper fidelis ero et obediens, itam Deus omnipotens adiuvet. Gli arcivescovi hanno detto: io sarò sempre fedele e obbediente al Beato Pietro Apostolo, alla Santa Apostolica Chiesa di Roma, a te sommo pontefice e ai tuoi legittimi successori, così mi aiuti Dio onnipotente. Ed ora la benedizione dei palli da parte del Santo Padre. Deus, Pastor Eterne Animarum, qui ias ovium nomine designatas per Iesum Christum Filium Tuum, Beato Petro Apostolo, iusque successoribus, boni pastores typo regendas comisisti, per ministerium nostrum, effunde benedictiones tue gratiam super hic pallia, quibus symbolis pastoralis cure documenta significare voluisti. Humilitatis nostre preces beninius excipe, adque apostolorum meritis et suffragis concede, ut quicumque iatil argenti gestaverit, intelligat, se ovium tuarum pastorem, adque in opere exhibiat quod signatur in nomine. Tollat injectum colosu evangelicum jugum, sitque ita leve ac suave, ut in via mandatorum turum exemplo et observatione precurrens, in loco pasque tue perpetuo collocari meriatur, per Christum Dominum nostrum. Ed ora avviene l'imposizione del pallio. Ad omnipotentis Dei gloria, adque ad laudem Beate Maria semper Virginis et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ad decorum sedium vobis commissarum, in signum potestatis metropolitane tradimus vobis pallium, de confessione beati Petri sumtum, ut eo utamini intra fines provincia ecclesiastice vestre. Sit vobis hoc pallium symbolum unitatis, et cum apostolica sede communionis tessera. Sit vinculum caritatis et fortitudinis incitamentum, ut die adventus et revelationes manii Dei, pastorumque principis Iesu Christi, cum ovibus vobis creditis, stola potiamini immortalitatis et glorie, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ora i singoli arcivescovi si avvicinano al Santo Padre, il quale impone il pallio sulle spalle e scambierà con ciascuno di loro il segno, un segno di pace.
note dell'organo accompagnano questa processione, possiamo dire, di arcivescovi metropoliti che dal Santo Padre ricevono il pallio. La Schola Cantorum ha cantato: andate in tutto il mondo, alleluia, insegnate il Vangelo a tutte le genti, alleluia. Un momento di intima comunione con il successore di Pietro, nel giorno nel quale la Chiesa guarda agli apostoli Pietro e Paolo. Un giorno di festa per questi arcivescovi metropoliti, per le comunità loro affidate, ma un giorno nel quale tutta la comunità cristiana, tutti i discepoli del Signore Gesù, sono invitati ad accompagnare il successore di Pietro con la preghiera, con la vicinanza, con l'affetto. E al contempo siamo invitati ad accompagnare questi arcivescovi che oggi, attraverso anche questo segno del pallio, sono ancora in più intima comunione con colui che è chiamato a guidare la Chiesa di Cristo. Ricordiamo ancora una volta, fra i 38 arcivescovi, 4 di loro sono italiani: Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve; Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine; e poi Monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena Nonantola; e infine, nominato da poco, arcivescovo di Salerno, Campagna Acerno, Monsignor Luigi Moretti, già vicegerente per la diocesi di Roma. Le telecamere ci hanno mostrato a più riprese anche i rappresentanti della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Sua Eminenza Gennadios, il Metropolita di Sassima, poi Bartolomaios, Vescovo di Arianzos, assistente del Metropolita di Germania, e il reverendo diacono Teodoros Meimaris della sede patriarcale del Fanar. Il Papa ha ricordato nella sua omelia come ormai faccia parte della tradizione, possiamo dire, questo scambio di delegazioni nel giorno nel quale la Chiesa celebra i santi patroni di Roma. E del resto, poi il 30 novembre, quando si ricorda Sant'Andrea, una delegazione della Chiesa di Roma partecipa alle celebrazioni al Fanar a Costantinopoli, dove ha sede sua beatitudine il patriarca Bartolomeo I. E anche questi sono segni che raccontano di un cammino verso l'unità, verso la comunione, che a piccoli passi si costruisce anche attraverso queste attenzioni che appunto possiamo vedere e toccare con mano nei primi vespri, ieri sera, e poi in questo giorno, in questa solenne cappella papale presieduta da Papa Benedetto XVI. Ora seguirà la professione di fede, il credo e quindi la preghiera dei fedeli prima dell'inizio della liturgia eucaristica.
Credo in unum Deum. Padre omnipotente, fattore cieli e terre, visibili ad omnium e fratelli e sorelle, confortati dalla testimonianza e dall'intercessione degli Apostoli Pietro e Paolo, invochiamo con fiducia a Dio, Padre misericordioso,
per le necessità della Chiesa e di tutta l'umanità. Dominum oremus. Pela Santa Igreja, a família de Deus espalhada por Per la Santa Chiesa, la famiglia di Dio diffusa in tutto il mondo, perché riconosca nell'Apostolo Pietro il Maestro, che ne conserva integra la fede e il pastore che la guida all'eredità eterna. Per il Santo Padre Benedetto XVI, successore di Pietro e vicario di Cristo, perché si conformi sempre più al grande mistero cui serve per la gloria di Dio e per la santificazione del suo popolo. Dominum oremus. Per tutti coloro che credono in Cristo, perché la fede e la testimonianza di Pietro e di Paolo li sostengano nel cammino verso la piena e visibile unità per trasformare l'umanità nella glorificazione vivente di Dio. Dominum oremus. Per gli arcivescovi metropoliti oggi insigniti con il pallio, perché vivano sempre il dono e la responsabilità della perfetta comunione tra la sede di Pietro e le chiese particolari affidate alle loro cure pastorali, in modo che risplenda nel mondo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Dominum oremus. Per i fedeli della diocesi di Roma e per tutti i pellegrini che sono venuti a le tombe degli apostoli Pietro e Paolo, perché il sangue dei martiri trasmetta la forza dell'amore che supera l'odio e la violenza ed operi la riconciliazione e la pace di Cristo nel mondo. Dio onnipotente, che hai fondato la tua Chiesa sulla roccia con la professione di fede dell'apostolo Pietro, ascolta la nostra supplica ed esaudisci nella tua bontà chi ti invoca con fede, per Cristo nostro Signore. Ed ora ha inizio la liturgia eucaristica, verranno apportate al Santo Padre le offerte per il sacrificio. Ricordiamo che la preghiera eucaristica usata per questa celebrazione sarà la prima o canone romano.
Immaculate, fratres et mihi, ma questum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Hostiam Domini, quam nomini tu exhibimus sacrandam, apostolica prosequatur oratio, nosque tibi retat in sacrificio celebrando devotos per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Veri dignum et justum est equum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia nos beati Apostoli Petri, Petrus et Paulus, tua disposizione letificant, hic princeps fidei confitende, ille intelligente clarus assertor, hic reliquis Israel instituens Ecclesiam primitivam, ille magister et octocentium vocandarum. Sic diverso consilio unam Christi familiam congregantes, per mundo venerabile una corona sociavit, et ideo, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes. Clementissime Pater, per Jesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata, in primis que dibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dinieris toto orbe terrarum, una cum me indegno famulo Tuo, quem Ecclesia Tua prece voluisti,
et omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famularum famulorumque tuarum, et omnium circunstantium, quorum tibi fides cognita est, et nova devotio, pro quibus tibi offerimus, verque tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redentionem animarum suarum, pro spes salutis, et columnitatis sue, tibi quae redunto, vota sua, Eterno Deo, vivo et vero. Communicandis et memoriam venerentus in primis glorios semper Virginis Mariae, generitis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et Beati Joseph Eusdus Virginis Ponsi, et Beatorum Apostolum, ad Martyrum Torum, Petri et Pauli, Andre, Jacobi, Ioannis, Thomas, Jacob, Philip, Bartholomew, Matthei, Simoni, Eltadei, Lini, Cleti, Clementis, Siti, Corneliu, Cyprian, Laurenti, Chrysostoni, Johannes et Pauli, Cosmo et Damiani, et Ominum, Sanctorum Tuorum, quo meritis, prescribis concedis, et Omnibus protectius tuus, numitau auxilio. Hanc igit oblationem servitutis nostre, sed et cum te familiae tue quesumus dominut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias Graecae numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem, acceptabilem que faceret in ieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, Delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui pridi quam pateritur, accipit panem in sancta sanguinarabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem, in sancta sanguinarabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salve mundi, salve nos. Vive tuve, Jesu Christi, aventura. Vive nas vivos. Und et memoris Domine nos servi tui, sed eplebs tua sancta, iustem Christi fili tui Domini nostri, tam beati passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus per clae maestate tue, datis hostiam puam, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne et calicem salutis perpetue. Supra quae propitia ex arena vultures picere dinieris, et accepta habere sicut accepta habere diniatus is, munera puer dulce Abel,
et sacrificium patriarchi nostri abrae, et quod tibi obtulit sumus sacerdotes tus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplicis te rogamus, omnipotens Deus, iubi hec perfere per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tui, ut quodquod ex hac altaris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem subsirimus, omni benedictione celesti et gratia repliamur. Memento etiam Domini, formularum formularum aque tuarum, qui nupreserunt cum segno fidei, et dormiunt in somme pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo, quenscentibus, locum confieri lucis et pacis, ut indalgies deprecamur. Nobis quoque pecatoribus famulis tuis, di multitudine misericordionum tuarum, esperantibus, partem aliquam et societatem donare dinderis, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, com Ioane, Stefano, Matia, Barnaba, Inácio, Alexandro, Marcelino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Ainete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus longitur admite. Per Christum Dominum nostrum, per quem hic omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, alia credum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordi tue adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Do
Domini Jesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secondo voluntatem tuam pacificare, et coadunare dinieris qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Offerete vobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accionam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intere subtectum mium, se tantum dicverbo et sanabitur anima mea. Corpus Christi.
Si è conclusa la distribuzione dell'Eucaristia, alcuni momenti di silenzio, di raccoglimento, prima dell'orazione post communio e quindi della benedizione che il Papa impartirà ai presenti e prima di scendere al termine della celebrazione con il Metropolita alla confessione di San Pietro per una breve preghiera. Oremus, da nobis Domine hoc sacramento refectis, ite in ecclesia conversari, ut perseverantes in fractione panis, apostolorumque doctrina, cor unum simus et anima una, tua caritate firmati, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, quin beati petri confessione vos saluberrima stabilivit, et per eam in ecclesia soliditate fidi fundavit. Et quos beati Pauli instruxit in defessa predicatione, eo sempre exemplo doce ad Christo fratres lucri facere. Ut Petrus clave, Paulus verbo, opo intercessionis uterque nidam patrem nos certent inducere, atquam meru erunt ili, alta cruce, alta gladio, felicita pervenire. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite missa est. Oh,
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. La Schola Cantorum ha accompagnato questo gesto di grande significato della visita del Santo Padre insieme al metropolita di Sassima, Gennadios, sulla tomba dell'Apostolo Pietro. Ed è significativo, forse tante volte non lo pensiamo, che quando si arriva a Roma, uno dei simboli per eccellenza della città eterna è la cupola di San Pietro, che richiama appunto la Basilica dell'Apostolo Pietro. E questa cupola è costruita sopra il baldacchino del Bernini, il quale è costruito sopra l'altare della confessione che sta proprio sopra la tomba di Pietro. Quindi questo continuo richiamo al cuore di questa basilica, al cuore di questo luogo dove oggi Pietro, Benedetto XVI, è chiamato a confermare i fratelli nella fede, come del resto Gesù aveva detto allo stesso pescatore di Galilea. Il Papa sta percorrendo la navata centrale della Basilica Vaticana, accompagnato dai due cardinali che gli sono stati accanto per tutto il corso della celebrazione, il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana, nonché vicario generale dello stesso pontefice per la Città del Vaticano, e poi il cardinale Giovanni Laiolo, presidente del governatorato dello Stato Città del Vaticano. Ci avviamo a mezzogiorno e anche oggi continueremo la nostra diretta in attesa di vedere il Papa affacciarsi dalla finestra dello studio privato, sicuramente qualche minuto dopo mezzogiorno, in quanto dobbiamo, per così dire, dare il tempo al Santo Padre di togliere i paramenti sacri e quindi di avviarsi al Palazzo Apostolico, di salire all'ultimo piano e quindi di raggiungere lo studio privato, dal quale, dalla finestra dello studio, appunto, anche oggi, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il Papa pregherà con la preghiera mariana dell'Angelus e prima di questa, come sempre, rivolgerà una parola a quanti sono presenti in piazza San Pietro. Certo, c'è dato di pensare, non ci saranno i numeri della domenica, perché magari anche chi arrivando a Roma non sa che oggi il Papa presiede questo momento di preghiera, guida meglio questo momento di preghiera dell'Angelus, però tutti coloro che erano all'interno della Basilica e altri pellegrini non mancheranno di attendere in piazza San Pietro che il Papa si affacci dalla finestra del suo studio privato.